La sicurezza in casa, questo è il tema al centro del convegno promosso da Confedilizia Arezzo che si è svolto nel Salone d'Onore della Prefettura. Dei problemi ci possono essere, ci sono perché sono verificati e quindi è bene parlarne e affrontare queste problematiche. Un'iniziativa che mira ad incentivare una proficua collaborazione tra forze dell'ordine, enti locali e associazioni private per incrementare così i livelli della sicurezza nelle case dei cittadini e nella convivenza civile. Ci sono episodi gravi, ci sono stati, ci sono, perché comunque molto spesso le abitazioni sono il fulcro di spacci di droga, di prostituzione e di centri dove si raccolgono proprio le persone atte a delinquere. Gli amministratori condominio sono quelli che vengono chiamati dal cittadino condomino a affrontare le problematiche che i condomini segnalano, molto spesso con grande difficoltà, e quindi credo che questa istituzione, questo gruppo lavoro sia un grosso aiuto per tutti gli amministratori proprio per avvicinare il cittadino che denuncia la cosa alle forze dell'ordine. Sicurezza al centro anche degli interventi dei responsabili delle forze dell'ordine partendo dalla sicurezza partecipata. Noi miriamo ad ottenere la piena partecipazione nel controllo del territorio anche di tutti i cittadini, perché per noi è fondamentale avere questo tipo di partenariato, soprattutto con forme di vigilanza, diciamo, domestica, del controllo di vicinato, che ci può dare, come è logico che sia, un innalzamento qualitativo e quantitativo del controllo del territorio. Altro fenomeno sotto la lente di ingrandimento è stato quello delle truffe agli anziani. Nel corso del tempo è stata svolta un'attività di prevenzione consistente da parte dell'Arma dei Carabinieri. Abbiamo distribuito oltre 30.000 volantini per cercare di informare soprattutto le fasce più deboli, gli anziani, sul fenomeno, sulle tipologie di truffe esistenti e soprattutto di chiamare qualcuno quando hanno dei dubbi, soprattutto i numeri di emergenza oppure gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, che è presente capillarmente sul territorio. E ovviamente non poteva mancare uno spazio dedicato alla prevenzione degli incidenti tra le mura domestiche. In casa ci sono 8.000 morti all'anno, c'è un dato esorbitante che non appartiene a un popolo civile che si affaccia al terzo millennio. Questo sta a significare comunque che all'interno delle abitazioni ci sono dei rischi per i quali le persone perdono la vita. Quali sono i rischi principali? I rischi principali statisticamente sono le cadute, ma sono tantissime, fughe gas, ustioni, sono tantissimi. Questo sta a significare, torno a dire, che non c'è cultura di sicurezza. E quindi bisogna che ci sia un'adeguata informazione,